Migliora la situazione dopo le piogge delle ultime ore che hanno causato allagamenti, frane, smottamenti ed esondazioni di alcuni fiumi. C'è ancora dolore a Pescara per la morte della donna, ma si contano anche i danni. 5 milioni a fondo perduto per le imprese nel settore del turismo. L'assessore Mauro Di Dalmazio annuncia anche incentivi per favorire la nascita di aziende. Numerosi visitatori e gli espositori che anche quest'anno hanno accompagnato la 48esima Fiera Mercato Nazionale dei Radioamatori, che dal Pala Universo di Silvi Marina è traslocata al centro commerciale Ibisco di Città Sant'Angelo. E buonasera, in apertura, come avete sentito dai titoli, ancora il maltempo, maltempo che oggi ha concesso una tregua dopo le abbondanti piogge delle ultime ore. La tregua concessa dal maltempo ha consentito però alla provincia di riaprire al traffico alcune strade nel Teramano. Sono state riaperte 25 arterie fra costa ed entroterra, mentre la provinciale 49 di Valle Castellana verso Ascoli resta chiusa al pari della provinciale 43 che collega la statale a Pietracamela. La provincia conta di riuscire a ripristinare la normalità anche della viabilità stradale entro la giornata di venerdì. E sul fronte giudiziario, intanto il PM del Tribunale di Pescara, Silvia Santoro, ha nominato due periti nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Anna Maria Mancini, 57 anni, la donna annegata ieri nella sua auto sommersa dall'acqua nel sottopassaggio di Via Fontanelle che collega Via Fontanelle a Via Tirino a Pescara. Il fascicolo aperto dal magistrato è contro ignoti e il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo. L'incarico ai due periti, Enrico De Acetis e Fausto La Sorda, entrambi ingegneri, è stato affidato proprio questa mattina. I consulenti dovranno verificare inoltre il funzionamento degli impianti di manutenzione e sistemi di emergenza del sottopasso. Ed è terminato a Montesilvano, rimaniamo ancora al maltempo, lo stato di emergenza legato alle piogge e al rischio di esondazione del fiume Saline. Il sindaco Attilio Di Mattia ha revocato con effetto immediato l'ordinanza con cui ha disposto l'evacuazione delle abitazioni ed altri immobili nelle zone ad alto rischio. Resta invece confermata la chiusura della viabilità interessata alla esondazione del fiume Saline. È stato anche sciolto il centro operativo comunale. Il livello del fiume Saline, si legge nel provvedimento, è in fase decrescente, quindi una situazione che per fortuna sta tornando lentamente alla normalità. E il porto turistico Marina di Pescara comunica che durante gli eventi atmosferici dei giorni scorsi non si sono registrati danni o particolari disagi alle circa 700 imbarcazioni ormeggiate nella propria struttura. Il personale del Marina è stato impegnato 24 ore su 24 per monitorare costantemente le condizioni di vento e mare, che tuttavia però non hanno causato inconvenienti di particolare entità, assicurando come sempre un servizio efficiente a tutti i proprietari delle numerose imbarcazioni. Chiudiamo questa ampia pagina legata al maltempo e occupiamoci di turismo. Lo avete sentito dai titoli, 5 milioni e questa è la somma che a fondo perduto sarà destinata alle imprese nel settore del turismo. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa a Pescara l'assessore Mauro Di Dalmazio, presentando questo quello che viene definito un vero e proprio progetto obiettivo turismo. L'assessore ha anche annunciato incentivi per favorire la nascita di nuove aziende, ma ci dice di tutto e di più questo servizio. Vediamo. Aumentare la competitività delle imprese turistiche abruzzesi attraverso servizi turistici più efficienti che possano contribuire alla promozione e al miglioramento della destinazione Abruzzo sul mercato italiano e su quello internazionale è il principale obiettivo dell'avviso pubblico per la selezione e il finanziamento a fondo perduto di iniziative legate all'incentivazione e sviluppo di servizi turistici, che mira a sostenere con la concessione di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro iniziative promosse da imprese legate alla creazione e allo sviluppo di servizi turistici a supporto dell'offerta locale per favorire anche la crescita e la competitività dell'Abruzzo come destinazione turistica di livello sia in ambito nazionale che estero. A presentare l'iniziativa Pescara in Regione nel corso di una conferenza stampa è stato l'assessore Mauro Di Dalmazio, affiancato anche dal direttore regionale Mario Pastore e dal dirigente Giancarlo Misantoni. L'intervento rientra nell'ambito di Obiettivo Turismo, un'iniziativa che, completa e anche articolata, metterà a disposizione del settore turismo oltre 30 milioni di euro di azioni pubbliche per sostenere proprio lo sviluppo di settori e favorire al contempo il miglioramento di tutti gli strumenti. Sì, noi crediamo fortemente che il turismo sia
un settore, per non dire il settore sul quale maggiormente creare le condizioni per lo sviluppo, per l'Italia ma per l'Abruzzo in particolare. Questa serie di iniziative, che in realtà non è di oggi, è un'iniziativa che abbiamo strutturato nel corso di questi anni con la riforma organica di tutta la governance e l'organizzazione turistica regionale, con le DMC, le PMC che hanno avuto successo straordinario di partecipazione, con le altre misure, questi interventi servono ad andare in questa direzione, cioè a creare imprenditorialità nel turismo che porti ad un miglioramento complessivo dei servizi, ad una maggiore qualità degli stessi. Oggi il turismo si gioca sulla qualità dei servizi e sappiamo quali sono oggi le difficoltà di accesso al credito, le difficoltà di mettere in campo le idee, di tradurre le idee. Ecco, noi con questa iniziativa abbiamo voluto dare uno stimolo alle idee. L'obiettivo strategico di questo bando, che rientra all'interno di misure più ampie di sostegno allo sviluppo turistico, è quello di stimolare la progettualità di quelle imprese che dimostrino capacità creativa e un potenziale innovativo. E dire se ci sono idee buone nel turismo, con questo bando si può, è un bando molto cospicuo, è il primo di una serie di interventi che abbiamo programmato recuperando molte risorse all'interno dei piani strutturali di finanziari e con 5 milioni di sostegno complessivo per iniziative piccole e microimprese già esistenti o di nuova costituzione che vogliono investire nel campo dei servizi turistici. Il progetto deve essere avviato entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione e realizzato entro un anno. L'importo di contributo può arrivare fino a 50.000 euro e il bando sarà pubblicato anche sul Bura, il bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, a metà dicembre. Il bando sarà pubblicato, sarà già da oggi online sulla Regione Abruzzo, sul sito della Regione Abruzzo, potrà essere consultato, dovrebbe essere pubblicato ai tempi che ci hanno dato di pubblicazione sul Bura circa a metà dicembre, ci saranno poi 45 giorni, ma noi inizieremo già da oggi un'intensa attività di animazione sul territorio per spiegare e portare a conoscenza il maggior numero di persone di questa opportunità. Una notizia di cronaca: una donna di 29 anni è stata rapinata ieri notte alle 2.30 mentre era in auto ferma al semaforo tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto a Pescara. Si è avvicinato uno sconosciuto che ha aperto lo sportello, l'ha minacciata e l'ha portata via l'iPhone che aveva in mano e una macchinetta fotografica che teneva sul cruscotto dell'auto. Poi ha strappato le chiavi del quadro e si è allontanato lasciando la giovane ferma in panne in mezzo alla strada sull'auto. Ha denunciato l'episodio alla polizia, che tuttora si sta occupando adesso delle indagini. E in tema di ambiente, l'area marina protetta Torre del Cerrano di Pineto si candida per la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Venerdì alle 17.30 si svolgerà nella sede di Villa Figliani a Pineto la giornata conclusiva del progetto. In Italia sono attualmente 13 i parchi certificati. Con il conseguimento della CEZ, Torre del Cerrano diverrebbe la prima area marina protetta certificata a livello nazionale. Torre del Cerrano ha avviato tra l'altro il percorso in collaborazione con Federparchi il 27 ottobre dello scorso anno. E sempre in materia di ambiente, si parlerà dei mutamenti climatici e del dissesto idrogeologico nel corso di un importante convegno organizzato dalla locale associazione ambientalista d'Italia Nostra ad Atri per il 14 dicembre alle 10.30 presso l'auditorium Sant'Agostino, un evento al quale parteciperanno il dottor Giovanni Damiani, docente all'Università della Tuscia e direttore tecnico dell'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente. A moderare il convegno sarà il presidente della locale associazione ambientalista di Atri Italia Nostra, Domenico Zenobio. Gli enti, i cittadini, le associazioni sono invitati a partecipare a questo importante appuntamento. E sono numerosi i visitatori e gli espositori che anche quest'anno hanno accompagnato la 48esima edizione della Mostra Mercato, la fiera nazionale dei radioamatori, che dal Pala Universo di Silvi Marina si è di nuovo trasferito al centro Ibisco di città Sant'Angelo. Vediamo. La 48esima fiera mercato nazionale del radioamatore di Pescara è tornata sul territorio d'origine in uno scenario del tutto nuovo ed elegantissimo. La cerimonia di apertura c'è stata sabato. È stato un weekend tutto dedicato alle novità radioamatoriali ed elettroniche nel centro fiere Ibisco di città Sant'Angelo per una nuova sfida che si preannuncia molto avvincente. L'evento è sempre a cura della sezione dell'ARIA, Associazione Radioamatori Italiani, con il patrocinio della Regione Abruzzo, della provincia di Pescara e del comune di Città Sant'Angelo.
Nelle ultime edizioni circa 30.000 persone hanno visitato i padiglioni della fiera. La mostra Mercato è infatti un'occasione immancabile per conoscere tutte le novità di un settore in costante crescita e, nonostante il duro periodo di crisi, è arrivato anche ad un centinaio di qualificati espositori italiani ed europei, tra cui le più importanti ditte nel settore della distribuzione di apparecchiature e attrezzature radioamatoriali, elettronica per l'ufficio informatica e computer, ma anche accessori per console, videogame, attrezzature di videosorveglianza. Gli stand hanno offerto una vasta scelta per le radiocomunicazioni wireless e radioamatoriali. Anche spazio per l'editoria specializzata all'interno della grande manifestazione è contemplata la presenza delle massime autorità del campo, data proprio l'importanza degli eventi. Un appuntamento tradizionale per tante persone, ma soprattutto per moltissimi appassionati di radiocomunicazioni ed elettronica in generale, che giunge alla 48esima edizione e già volge lo sguardo, come dire, al prossimo anno, preparandosi a nuove ed interessanti iniziative, un autentico galà dei radioamatori, approntato anche nei minimi dettagli dagli infaticabili organizzatori. Un appuntamento quindi allora che da lungo tempo costituisce un riferimento sicuro sia per addetti del settore e sia semplici appassionati, tanto da richiamare migliaia di visitatori da ogni parte d'Italia. E come dicevamo, si pensa già al prossimo anno. E chiudiamo tra musica e solidarietà. Filippo Graziani canterà Ivan per il Congo, questo è il filo conduttore della cena di beneficenza organizzata dall'associazione Onlus Insieme per Costruire, che si terrà il prossimo 13 dicembre al ristorante Il Vigneto del Principe sulla strada Permontone. Il ricavato sarà devoluto alla missione del monastero Saint-Benoît nella città di Butembo, avviato nel 2004, che oggi conta la presenza di 3 monaci benedettini, 4 studenti, novizi e altrettanti aspiranti. Sarà quindi una serata di musica e solidarietà. E noi ci fermiamo qui, vi lascio al meteo, grazie per essere stati con noi, buona serata. A tutti gli amici che seguono il meteo.it, il sito di previsioni del tempo numero uno in Italia. Ecco cosa prevediamo per mercoledì 4 dicembre 2013. Alta pressione in aumento da ovest su tutta l'Italia e conseguenti condizioni di bel tempo su tutte le regioni. Certo sarà più freddo durante la notte. Entriamo nel dettaglio: regioni settentrionali inondate dalla presenza del sole per tutto il giorno, qualche foschia possibile di primo mattino tra il Piemonte e la Lombardia. Al centro il sole dominerà incontrastato su tutte le regioni e per tutto il giorno, qualche nube sparsa possibile ancora sul Molise. Regioni meridionali finalmente, lo possiamo dire, libere dalle piogge, con il sole che dominerà su tutti i settori per tutto il giorno, anche in questo caso salvo qualche addensamento innocuo sugli Appennini. Non sono previste nevicate per questa giornata, i venti soffiano tutti debolmente e prevalentemente dai quadranti settentrionali. Vediamo ora che cosa ci dice il nostro dettaglio grafico a proposito dell'andamento delle temperature previste. Minime in diminuzione con valori sotto zero al nord, anche di 2 e 5 gradi, tra meno 1 e 6 gradi al centro e fino a 10 gradi al sud. Di giorno non ci saranno particolari variazioni, avremo 5-13 gradi al nord, 8-14 gradi al centro e fino a 17 gradi al sud.